Tutti. Ringrazio Sara per essere qui con noi su Arasura SMR e oggi proveremo a vedere se la rilassiamo un po', se le facciamo qualche coccola. E quindi anche voi tesori rilassatevi insieme a noi. Cominciamo subito. Cominciamo subito con lo sciogliere i capelli di Sara in modo da poterli coccolare un po'. Io adoro toccare i capelli alle persone, mi piace veramente tanto. Sono dei capelli molto sottili, molto setosi, veramente piacevoli al tatto. Andiamo ad accendere una candela che ha un suono delizioso, scricchiolante, che sembra di essere accanto al caminetto. E farà proprio un suono di sottofondo, inoltre molto profumata. Senti se lo trovi piacevole. Molto. Ecco, fa uno scricchiolio. Molto rilassante. Useremo questa candela anche per accendere il nostro palo santo, per iniziare proprio con la profumazione dell'ambiente. Conosci il palo santo? Tramite te. Questo qui. Ma l'avevi mai sentito il profumo? No, il profumo no. Così adesso sentirai anche il profumo. Lo trovo molto rilassante. Lo accendo spesso anche in casa perché è proprio mandiamo un po' di fumo anche. Io mi metterò questi braccialetti e farò dei movimenti intorno a te sui tuoi capelli in modo da creare anche rilassamento con questi suoni delicati. Molto anche
lisciare i capelli con questa piuma perché produce un suono molto molto rilassante. Spero che tu lo trovi piacevole. Andiamo a togliere un pochino di stanchezza e di eventuale stress lavorativo. Io spero che tu faccia un lavoro che ti piace, ma spesso anche quando facciamo un lavoro che amiamo ci possono essere comunque delle tensioni, e allora andiamo a toglierle, idealmente, e a sbriciolarle. Dissolverle proprio come se fosse cenere. Gli hand sounds. Allora andiamo a fare anche qualche hand sounds. Thank you.
levi anche dalle spalle eventuali pesi, perché spesso quando siamo un po' stanchi, un po' stressati, è come se mettessimo dei mattoncini proprio qua. E allora togliamo idealmente questi mattoncini e li sbricioliamo, alleggeriamo dai pesi. Massaggino al cuoio capelluto. Ti piace questo attrezzino? Sì. Bene. Allora, vediamo un po'. Questo attrezzino magico. Che di solito è molto, molto triggeroso. Leggerezza sul cuoio capelluto e riattiva un pochino anche la circolazione, perché spesso quando siamo tesi andiamo a contrarre in modo inconsapevole tutti i muscoli della testa e quindi a volte ci viene anche il mal di testa. Questo ragnetto stimolare delicatamente il ripristino anche dell'energia di un massaggino un pochino più sostanzioso con le mani. Io a volte lo faccio anche da sola, vado proprio a massaggiare il cuoio capelluto con le dita e massaggio anche qua sopra le orecchie, dietro le orecchie, che sono i punti dove spesso proprio si accumula tanta tanta tensione. Appoggiarti, ci stai meglio? Sì. Come vuoi, eh? Non voglio che tu stai con il collo rilassato il più possibile.
dal vivo un attrezzino che ho usato per la prima volta poco tempo fa in un video. È uno strumento indonesiano e questi sono frutti di guava svuotati e può essere usato in modo anche molto agitato, ma in questo caso voglio usarlo in modo ovviamente delicato. Tu chiudi gli occhi e prova ad ascoltare le sensazioni che questo suono produce su di te, se lo trovi piacevole, rilassante oppure no. Senti, ti piace il suono? Preferisci quando lo tocco con le mani o quando lo rotolo così? Con le mani. Così? Prima sessione di rilassamento, diciamo che è terminata, e però, visto che abbiamo tempo, faremo anche un altro video in cui faremo un bel massaggino al collo e alle spalle. Io nel frattempo però ti ringrazio di essere venuta ospite qui sul canale. Ti ringrazio di seguirmi anche da tanto tempo, come hai detto, e spero che comunque questa piccola coccola ti abbia fatto bene, tu l'abbia sentita positiva per te. E ringrazio anche tutti voi che ci avete fatto compagnia e ci vediamo presto, sempre qui su Rasule SMR.
cominciamo subito con lo sciogliere i capelli di Sara in modo da poterli coccolare un po'. Io adoro toccare i capelli alle persone, mi piace veramente tanto. Sono dei capelli molto sottili, molto setosi, veramente piacevoli al tatto. Andiamo ad accendere una candela che ha un suono delizioso, scricchiolante, che sembra di essere accanto al caminetto e farà proprio un suono di sottofondo. Inoltre è molto profumata, senti se lo trovi piacevole. Molto. Ecco, fa uno scricchiolio molto rilassante. Useremo questa candela anche per accendere il nostro palo santo, per iniziare proprio con la profumazione dell'ambiente. Conosci il palo santo? Sì. Tramite di te. Questo qui. Ma l'avevi mai sentito il profumo? No, il profumo no. Così adesso sentirai anche il profumo. Io lo trovo molto rilassante, lo accendo spesso anche in casa perché è proprio molto, molto, molto rilassante. Mandiamo un po' di fumo anche ai nostri amici che ci stanno guardando. Io mi metterò questi braccialetti e farò dei movimenti intorno a te sui tuoi capelli in modo da creare anche rilassamento con questi suoni delicati. Anche lisciare i capelli con questa piuma perché produce un suono molto molto rilassante. Spero che tu lo trovi piacevole.
andiamo a togliere un pochino di stanchezza e di eventuale stress lavorativo. Io spero che tu faccia un lavoro che ti piace, ma spesso anche quando facciamo un lavoro che amiamo ci possono essere comunque delle tensioni, e allora andiamo a toglierle idealmente e a sbriciolarle. Sounds. Allora andiamo a fare anche qualche hand sounds. Anche dalle spalle eventuali pesi, perché spesso quando siamo un po' stanchi, un po' stressati, è come se mettessimo dei mattoncini proprio qua, e allora togliamo idealmente questi mattoncini e li sbricioliamo, alleggeriamo dai pesi. Massaggino al cuoio capelluto. Ti piace questo attrezzino? Bene. Allora, vediamo un po'. Leggerezza sul cuoio capelluto e riattiva un pochino anche la circolazione, perché spesso quando siamo tesi andiamo a contrarre in modo inconsapevole tutti i muscoli della testa, e quindi a volte ci viene anche il mal di testa. Questo ragnetto delicatamente il ripetere
ripristino anche dell'energia. Un pochino più sostanzioso con le mani, io a volte lo faccio anche da sola, vado proprio a massaggiare il cuoio capelluto con le dita e massaggio anche qua sopra le orecchie, dietro le orecchie, che sono i punti dove spesso proprio si accumula tanta tanta tensione. Appoggiarti, ci stai meglio? Sì. Come vuoi, eh? Non voglio che tu stia, stai con il collo rilassato il più possibile. Voglio provare con te dal vivo un attrezzino che ho usato per la prima volta poco tempo fa in un video. È uno strumento indonesiano e questi sono frutti di guava svuotati e può essere usato in modo anche molto agitato, ma in questo caso voglio usarlo in modo ovviamente delicato. Tu chiudi gli occhi e prova ad ascoltare le sensazioni che questo suono produce su di te, se lo trovi piacevole, rilassante oppure no.
così. Prima sessione di rilassamento, diciamo che è terminata, e però, visto che abbiamo tempo, faremo anche un altro video in cui faremo un bel massaggino al collo e alle spalle. Io nel frattempo però ti ringrazio di essere venuta ospite qui sul canale. Ti ringrazio di seguirmi anche da tanto tempo, come hai detto, e spero che comunque questa piccola coccola ti abbia fatto bene, tu l'abbia sentita positiva per te. E ringrazio anche tutti voi che ci avete fatto compagnia, e ci vediamo presto, sempre qui su Rasulese.